Eccoci qui, direi di riprendere, se siete d'accordo, questo webinar, l'infermiere di famiglia e comunità, voci dal territorio e narrazione mediatica. Nel primo segmento è stata esaminata la figura dell'infermiere di comunità, del suo rapporto con il territorio. Ricordo che questo incontro è un confronto tra le diverse situazioni tra Italia e Svizzera, è rivolto agli ordini professionali e tra questi, ovviamente anche per la tematica contenuta, è rivolta, dicevo, anche all'ordine dei giornalisti. Ordine dei giornalisti che ha iscritto sulla piattaforma cosiddetta SIGEF in Italia 50 giornalisti per i corsi di formazione. Quindi questo è un evento accreditato che dà luogo a crediti formativi. La seconda parte di questa, la seconda sessione entra nel vivo del rapporto che esiste tra l'infermiere di comunità di territorio e i media, il punto di vista dei media, dei cittadini e dell'ordine degli infermieri e credo anche dei giornalisti. Abbiamo già ascoltato nella prima parte la presidente nazionale degli infermieri di comunità di famiglia, la dottoressa Barbara Mangiacavalli. La scaletta, correggimi Elena se sbaglio, prevedeva anche ora un intervento del dottor Massimiliano Sciretti, qui leggo una lezione frontale di 30 minuti. È giusto? Ma Siamo io già oltre. siamo già oltre. Molto bene, molto bene. Allora, l'unica Siamo. cosa che devo chiederti è che uno dei relatori di questa seconda tavola rotonda, Antonino Michienzi, ha chiesto se può, per degli imprevisti che gli sono sopraggiunti, se può aprire lui questa seconda tavola rotonda. Sarà un piacere, senza dubbio. Andiamo, espatriamo, andiamo subito in Svizzera, oltre frontiera. E allora io direi subito di entrare nel vivo di questa tavola rotonda che prevedeva all'inizio la domanda sulla narrazione dei media in Italia e invece la domanda la poniamo sulla narrazione dei media in Svizzera. Quando si parla di narrazione si intende: ma come i giornali, gli organi di informazione, tutti, TV, giornali, online e tutti gli altri, insomma, hanno trattato il ruolo dell'infermiere di comunità, di territorio, di famiglia, soprattutto durante la pandemia. Antonino Michienzi, a Eccomi te qua. la parola. Buonasera a tutti. Dunque, innanzitutto chiariamo, io sono in Italia, sono italiano, Però sono un sei giornalista, non mi trovo in Italia in questo momento, sono un giornalista pubblicista, freelance, ma collaboro con il Caffè, che è un settimanale svizzero da un bel po' di anni. conosco diretto da Lillo Alaimo, Lillo Laimo, esatto. grande giornale. Grande giornale, devo dire che è stata una felice scoperta, sono felice di aver percorso questa strada. Io cercherò di illustrare, come diceva lei, il rapporto tra infermieri e stampa, facendo anche un confronto tra Italia e Svizzera. E se riesco a condividere lo schermo, ho anche qualche piccolo dato, vediamo. Allora, innanzitutto pensavo fosse un compito improbo, in realtà non lo è, e non lo è per una ragione molto semplice. La ragione è che di infermieri in realtà si parla abbastanza poco. Vediamo se riusciamo ad avviarlo. Riuscite a vedere? Sì, ben Ok, bene. questo è il trend, il grafico rappresenta i trend di Google dal 2008.
progetto di due professioni. Mi serviva un riferimento per capire la scala. Quella azzurra blu è l'infermiere, quella rossa è il medico, come potete immaginare. La differenza è abissale, cioè non c'è confronto tra le due figure professionali. Quasi un programma piatto. Esatto, così basso l'infermiere che è veramente piatto. Io fin dall'inizio pensavo che in Svizzera la narrazione fosse diversa, in realtà mi sono dovuto ricredere. Questa è la Svizzera, salvo qualche variazione che penso che sia legata al minor numero, diciamo, al minor campione che fa oscillare il grafico. Essenzialmente anche qua l'infermiere è invisibile in pratica. Ma in realtà poi ho voluto guardare oltre. La situazione è identica ovunque la si guardi. Questa è la Germania, questa è la Francia, e a quel punto sono andato a chiedermi, ma è veramente così? Scoprendo che in realtà l'argomento è sviscerato da anni. 20 anni fa, più o meno, un grande studio statunitense su 2500 articoli che avevano a che fare con la salute, non articoli generici, trovò che in pratica nell'1-4% dei casi l'interlocutore era un infermiere, nonostante parliamo di articoli che si occupano di salute. Ripetuto 20 anni dopo, la percentuale è identica. A questo punto resta da chiedersi se effettivamente la pandemia abbia in qualche modo contribuito a far parlare di più dell'infermiere. E ho fatto una cosa stupida ma abbastanza rappresentativa, sono andato sui siti di Corriere della Sera, Repubblica e Corriere del Ticino e ho provato a capire che cosa è successo nell'ultimo anno. Non so se si vede la parte all'estrema destra del video, o viene... lo vedete? Opla, scusate. Comunque basta vedere i numeri per rendersi conto che nell'ultimo anno c'è stata effettivamente un'impennata delle citazioni dell'infermiere su tutte e tre le testate. Siccome sono pignolo, mi sono fatto una domanda. Cioè, risponde effettivamente a un maggiore interesse per la figura dell'infermiere o questa impennata è in realtà il frutto di una maggiore copertura della salute dovuta alla pandemia? Purtroppo la domanda è brutta per gli infermieri, la risposta è brutta per gli infermieri, perché se si esclude la parte tutto sommato retorica legata agli eroi, legate agli eventi, questa è una piccola ricerca su Google dentro il sito del Corriere con le parole chiave infermiere in tutte le sue declinazioni. Se la scorriamo molto velocemente ci rendiamo conto che si tratta di notizie la giornata dell'infermiere, l'infermiera che non si vaccina, l'infermiere, la sofferenza legittima degli infermieri per il Covid, la rabbia per i ragazzi che si assembrano, di tanto in tanto qualche questione professionale, qualcosa che riguarda l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale come iniziative di cure territoriali gestite, ad assistenza territoriale gestita dall'infermiere, ma sostanzialmente le notizie che sono circolate nel 2020, se si escludono quelle che abbiamo visto prima, sono quelle che avremmo trovato in qualunque anno precedente. Non vi tedio facendovi vedere il confronto con gli anni precedenti, ma vi assicuro che i temi che ricorrono sono questi. Questa è l'Italia. In Svizzera, tutto sommato, si parla allo stesso modo. Gli infermieri, questa è un'inchiesta che è uscita sul Corriere e sul Caffè qualche settimana fa, che aveva a che fare con delle infermiere esposte che manipolavano chemioterapici senza che l'azienda sanitaria e l'ospedale fornisse loro l'ambiente protettivo adatto, aumento degli stipendi e così via. Essenzialmente ho raggruppato le notizie che hanno a che fare con gli infermieri in tre tipi. Si parla degli infermieri legandoli a fatti di cronaca. Questo nell'ultimo anno come prima, se togliamo Covid tutto sommato non cambia nulla. Si parla degli infermieri per questioni professionali, molto raramente si parla degli infermieri legati a vicende del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è cambiata la narrazione dell'infermiere in quest'anno? Non posso dirlo con certezza, non ci sono dati, ma la sensazione è che sia tutto sommato quella che c'era prima, cioè dell'infermiere parliamo quando è protagonista di qualche fatto cogente.
Vedendola da giornalista, direi che tutto sommato va bene così. Certo, possiamo avere maggiore attenzione alla professione, ma io sono un giornalista che si è sempre occupato di salute, medicina, sanità. Quindi è un punto di vista un po' laterale rispetto alla media dei giornalisti italiani. Però il mio compito è raccontare la salute ai cittadini, non raccontare una professione. E ci sta questa cosa, salvo quel confronto che abbiamo fatto all'inizio. Confronto tra medici e infermieri. Com'è che gli infermieri sono praticamente assenti se raffrontati ai medici, fatto salvo questa correttezza dell'informazione, tutto sommato, del servizio informativo verso il cittadino? La piccola spiegazione che mi sono dato è che il medico, a differenza dell'infermiere, viene consultato perennemente come esperto. Io sono di estrazione, tutto sommato, un giornalista scientifico, anche se non sono medico, biologo e affini, come succede sempre più spesso. E quindi per me la figura dell'esperto è qualcosa di importante. Cioè io non farei il mio lavoro se non avessi una gamma di esperti da consultare tutte le volte che ne ho bisogno, praticamente sempre. E in 15 anni, perché ormai faccio questo lavoro da 15 anni, ho cercato di capire chi fosse questo esperto. Spesso lo si confonde con la fonte dell'articolo, ma non lo è assolutamente, perché l'esperto e io, quando scriviamo un articolo, vediamo gli stessi fatti. L'esperto è presente in tutto il giornalismo tecnico, anche il calciatore che commenta la partita insieme al giornalista, tutto sommato è un esperto e stanno vedendo la stessa partita. Quindi ho provato a immaginare l'esperto con questa figura qua, un po' come Virgilio che accompagna Dante all'inferno. Tutte e due stanno vedendo l'inferno. Dante potrebbe fare le sue bellissime cronache dall'inferno, ma non avrebbero la stessa esperto. Sono convinto, questa parentesi, una apre e chiudo una parentesi, che gran parte del caos informativo, dell'infodemia di cui parlava all'inizio, deriva proprio da una scelta non sempre sapiente, diciamo così, degli esperti di riferimento. Tutto questo excursus, me lo perdonerete, ma secondo me è fondamentale per capire quel divario che c'è tra medici e infermieri, e soprattutto mi porta a una domanda che a questo punto mi pare matura. Anzi, io vi ringrazio per aver fatto questo incontro, che è meraviglioso, perché avete già risposto a una parte delle domande che io sto per farvi. La prima domanda è: perché un giornalista, quando ha bisogno di un esperto, non si rivolge a un infermiere? Cioè, anche l'infermiere è una professione sanitaria, è coinvolto, quest'anno è stato coinvolto nel Covid, nella gestione del Covid, per tutto il tempo precedente è stato coinvolto nella gestione dei pazienti, perché noi continuiamo a chiamare un medico e non un infermiere? Allora, non rispondo io a queste domande, ma faccio rispondere allo studio che ho citato all'inizio, quello americano, che diceva che l'1,5% o 4% degli articoli cita un infermiere. Quello studio hanno anche contattato un campione di giornalisti e hanno provato a chiedere: qual è il vostro rapporto con gli infermieri? La prima cosa carina che è emersa è che i giornalisti hanno detto che quando sentono un infermiere per le loro storie, l'articolo esce fuori meglio, migliore. Nonostante ciò, i dati sono quelli che abbiamo visto, l'infermiere citato pochissimo. Quindi perché non lo citano? Queste sono le risposte che non lo contattano, queste sono le risposte che hanno dato. La prima è che essenzialmente noi giornalisti non è che abbiamo capito molto cosa facciano gli infermieri, o meglio, sì, l'abbiamo capito, ma capire dove finisca il medico e dove cominci l'infermiere non è proprio semplicissimo. Capire quali sono le specificità dell'infermiere, ci stiamo lavorando anche noi per capirlo. Capire perché, qual è il vantaggio per me giornalista di sentire un infermiere piuttosto che un medico, qualcuno ce lo dovrebbe spiegare. La seconda domanda
risposta, anzi, ha a che vedere con la nostra famosissima pigrizia, o se vogliamo praticità, cioè dove li troviamo gli infermieri? Se io alle 7 di sera ho bisogno di scrivere un articolo sulle malattie infettive, mi basta prendere il sito di qualunque ospedale italiano, andare nel reparto di malattie infettive e trovo il primario e tutti i medici che animano il reparto. Per gli infermieri non esiste nulla di questo. Io posso contattare le società scientifiche e farmi passare un medico. E gli studi scientifici, quello nell'immagine, uno studio scientifico, tra gli autori c'è anche l'email, che è anche un professore di Harvard, quindi magari farei anche un figurone. Tutto questo è accessibile in pochi minuti. Per gli infermieri non esiste nulla di questo. Queste sono le risposte che davano i giornalisti americani, che mi sento fin qua di condividere, sinceramente. Terza questione, molto spesso io per scrivere un articolo contatto un ufficio stampa chiedendo un esperto. Non in tutti i campi, ma con la stessa dimestichezza posso aver bisogno anche di un ufficio stampa che mi guidi. Non mi è mai capitato che un ufficio stampa mi passasse un infermiere. Ufficio stampa mi passerà un medico, come dicevano questi, la rockstar dell'ospedale. E la quarta questione è, in realtà non tutte le notizie che noi trattiamo possono avere come riferimento un infermiere. Se io devo scrivere di come si fa un vettore virale per la terapia genica, probabilmente l'infermiere non sarà l'interlocutore più adatto. E a oggi di notizie come queste, le notizie come queste sono forse la maggioranza. Qua, secondo me, mi riallaccio anche tutto quello che avete raccontato nella prima fase, penso che sia il campo in cui noi giornalisti possiamo fare di più. Cioè, aprirci a temi nuovi, avere una maggiore sensibilità a temi che fino ad oggi, come abbiamo visto, trattiamo anche poco, come abbiamo visto da quel confronto con i medici. Anche i temi che trattiamo, trattarli con una sensibilità diversa, che tenga conto di tutto il fermento culturale che avete, culturale oltre che relativo all'organizzazione che avete descritto prima, io penso che noi uno sforzo in cui noi, poi parlo, non rappresento nessuno, ma in questo caso sono un giornalista, penso che questo sforzo per noi sia da fare, e penso che siamo disposti a fare, così come penso che i giornalisti non abbiano nessuna remora, nessun pregiudizio nei confronti della professionalità dell'infermiere. Anzi, quanti più esperti riusciamo a intercettare, quanto più anche quanto più facile poi, quanto più facilmente riusciamo ad avere accesso ai nostri esperti, tanto meglio facciamo il nostro lavoro. Io penso che su questa strada noi ci possiamo immettere tranquillamente, però quelle due o tre domande iniziali restano, cioè quali sono le specificità dell'infermiere, perché noi giornalisti, e quando noi giornalisti dobbiamo rivolgerci a un infermiere piuttosto che a un medico, due, come li troviamo? Praticamente, molto praticamente. Tre, questione non secondaria, come facciamo a valutare le competenze dell'infermiere in modo tale da poterli scegliere in base a ciò di cui noi abbiamo bisogno? E per il resto, fatti questi tre passi, secondo me è possibile lavorare insieme e rendiamo sicuramente il nostro lavoro migliore per fare un servizio migliore ai cittadini. A tal proposito io vi lascio il mio indirizzo, chiunque volesse raccontarmi qualcosa, io sono apertissimo, non parlo soltanto, ma sono felice di raccontare quante più storie che coinvolgano gli infermieri possibile. Grazie.